Buonasera. Io credo che lui abbia abbastanza ragione, cioè è così. Non è solo speculazione, ai miei occhi è bisogni indotti, il bisogno di consumare, affermarsi, eccetera. Però posso dire che avendo 4 figli negli Stati Uniti a studiare, nessuno di loro vuole fare capitalista nel senso normale del termine. 3 vogliono cambiare il mondo e l'unico che sembra amare il capitalismo partirà a fare il volontario in Nepal con i giovani monaci. Quindi qualcosa accade, o perlomeno non sarà così brutto, proprio perché tutto è ricominciato, ai miei occhi almeno, come prima del 2008, e forse anche un po' peggio. Io credo al valore della parola I care, che si traduce da noi io ho cura. Ah sì, sono un po' di frasi che io ho amato e le mando fuori alla rinfusa perché magari vi annoiate ad ascoltarmi, quindi uno può leggere. Io credo al valore di I care e mi commuovo pensando a Don Milani e pensando anche che al contrario del me ne frego, che da noi era stato di moda nei decenni precedenti la guerra. Dov'è finito il capitalismo familiare che aveva cura delle famiglie dei lavoratori? Ed era cominciato nell'Ottocento, ma come dire è andato avanti bene negli anni dello sviluppo, se penso ai tanti imprenditori che hanno sempre lavorato nelle piccole e medie aziende a fianco ai loro collaboratori. I tempi stanno cambiando e molti saranno costretti a vendere o a chiudere e non è detto che i loro figli riescano a proseguire il lavoro con lo stesso amore o le stesse competenze con cui i loro padri avevano fondato le aziende. Io vivo e lavoro fra la Lombardia e il Veneto e quindi vedo accadere queste cose intorno a noi. È colpa della crisi, come diceva giustamente il professor Salvemini. Prima ci confrontavamo brevemente entrando qui, condivido ciò che egli ha detto, aggiungo in parallelo però la globalizzazione, la digitalizzazione, e cioè il cambio di paradigma dei modi di produrre, dei modi di consumare, sono delle concause di un cambio radicale delle condizioni di lavoro. Per essere concreti, cosa sarà dei piccoli negozi quando molti consumi stanno avvenendo tramite l'e-commerce. Io ero a lavorare in Doxa, la nostra azienda qui a Milano in questi giorni, ho contato 32 pacchetti di Amazon arrivati in un'ora. Io ero in una sala a fianco e a un certo punto ho detto me li fate contare prima di distribuirli a chi lavora qui. Erano ordini delle persone che lavoravano dentro. Ed erano 32 mancati acquisti nei negozi, che portano con sé lavoro di magazzinieri e poca vita normale e autonoma dei piccoli commercianti. Certo, questo si porta dietro una precarizzazione del lavoro stesso. Vuol dire, io lavoro col digitale, lo amo, ma mi è molto chiaro che i luoghi di produrre, i mestieri più semplici, la produzione sta uscendo dall'Europa progressivamente verso l'Asia, non così tanto verso l'Africa. L'Africa stessa cresce, ha un tasso di crescita in molti dei suoi paesi dal 5-6% annuo, ma sicuramente non attraverso la creazione di fabbriche e di un'economia industriale così come noi abbiamo sperimentato qui negli ultimi decenni. Non per essere cattiva o pessimista, ma ciò che vediamo è solo l'inizio. Questi processi continueranno. L'Italia e l'Europa del Sud sono e saranno più fragili ancora dell'Europa del Nord rispetto a tutto questo. E complice la demografia, il fatto che la popolazione stia invecchiando e che dunque, come dire, avremo sempre meno giovani, sempre meno nuove nascite a sostenere il welfare e la cura degli anziani. Siamo ridiscesi sotto l'1,30 figli per donna in Italia. I francesi ne fanno 50% più di noi, sono oltre 1,9. E non è solo un problema di servizi sociali, è proprio un problema di paura del futuro, di cura dello stato sociale, di tante cose.
Eppure, nonostante tutto questo quadro, iCare ha un grande valore e non solo strettamente per sentirci buoni o per non vergognarci della nostra ricchezza. La mia esperienza quotidiana di lavoro, io ho 58 anni, quasi 59, ho fondato la prima azienda a 23 anni, ho 4 figli più una figlia in affido, ora grande, e io ho sperimentato che solo l'assoluta coerenza totale delle nostre vite, dei nostri modi di vivere, di lavorare, di percepire un reddito, di usare denaro, ci rende degni di costruire valore, ci rende rispettabili di fronte ai colleghi, ai collaboratori, agli stakeholders, per usare un termine tecnico, che significa tutti quelli che sono portatori di interesse verso le nostre aziende, dal fornitore al dipendente della banca, a tutti, insomma, non solo i collaboratori. Ma solo se saremo coerenti, etici e degni di fronte a loro, sapremo costruire valore nel tempo. Che cos'è il valore? Il fatto che solo la testimonianza di fronte ai nostri figli li rende degni di non, come dire, arraffare o pensare di vivere di rendita. Solo il nostro pudore nell'uso del denaro testimonia questo. Ciò vale per tutti quelli che ci circondano. Io credo che questo sia il vero prodotto interno lordo costruito dalle singole aziende, cioè qual è la nostra identità di persone, di esseri umani, prima ancora che di imprenditori o manager. Credo che il vero potere sia servizio. Questo l'ha detto Papa Francesco, non l'ho inventato io, certo, ma è una frase straordinaria. Credo che il denaro sia strumento e credo, se avete visto l'ultimo discorso di Papa Francesco a TED, che è un colpo di genio assoluto, perché TED è un modo di comunicare, lo trovate su YouTube, si digita TED e viene fuori, 20 minuti compressi in cui si dicono cose. Papa Francesco ha parlato di rivoluzione della tenerezza, e non è una frase vuota. Significa costruire opportunità di lavoro meritocratiche e aziende intese come comunità. Almeno questo significa per me. Non è stato nella mia vita sempre tutto dritto. Io a un certo punto ho dovuto chiedere dimissioni volontarie alle persone di una nostra azienda di abbigliamento che non aveva più lavoro a sufficienza. Certo, ho scelto di offrire molto denaro a chi magari era vicino alla pensione e preferiva curare genitori anziani o altro. Avrei potuto combinare pasticci chiudendo e tirando bidoni. Ma in qualche modo mi è chiaro che il nostro paese perdona e non incoraggia molto all'etica. E questo è un tema come di richiamo collettivo e testimonianza collettiva. Altrimenti i posti di lavoro verranno più facilmente distrutti che creati. C'è un'altra azienda nostra, si chiama Doxa, fa ricerche di marketing e ora è un gruppo anche di digitale. Io a un certo punto mi sono trovata a dover dire a mio padre e mio fratello: no, diamo potere ad altre persone estranee alla famiglia, che sono più bravi di noi, fuori dalle rassicurazioni, dai ruoli familiari, perché altrimenti dovremo vendere agli stranieri o chiudere. E non è stato divertente, voglio dire, non a tutti, ma almeno a me ha dato dolore non essere approvata dai genitori. Però è un modo di lavorare, questo per darvi solo due esempi concreti. Siccome mio marito e io siamo iscritti a teologia, c'era una lezione dell'introduzione al Nuovo Testamento in cui ci leggevano l'altra sera Matteo 6,19: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, accumulatevi invece tesori nel cielo, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. No, non è per, voglio dire, non è una captatio benevolentiae, non è la mia specialità, no? Il cardinale fece un dibattito con me, io pensai che mi togliesse il saluto per sempre, perché ero molto ignorante sulla dottrina sociale della Chiesa. Allora, ho studiato negli ultimi anni, ho studiato un po' di più, non abbastanza, ma ho studiato. E io, voglio dire, ero terrorizzata da lui. Poi ci fu un altro dibattito in cui mi sembrò buono, pensai è buono perché è un religioso. Però, concretamente, ho 22 secondi, possiamo essere persone infelici
anche se detentori di potere, e vergognarci di noi stessi. Oppure possiamo usare la nostra esperienza di lavoro per metterla a servizio di una nuova economia. Ma questo comincia dalla nostra vita, dalle nostre aziende e dal fatto di lavorare non per il denaro, ma per dei progetti quando potremo permettercelo.